Ulala, bentornate ragazze in questa fantasmagorica e scura domenica di fine settembre. Io sono qui con voi a farvi un po' di compagnia. Essendo rimasta in casa, ho deciso di a questo punto concludere il mese parlandovi dei preferiti del mese di settembre. Guardo qui perché ho il blocco degli appunti nell'eventualità dovessi dimenticare qualcosa, ma non credo. Quindi io partirei senza perderci molte chiacchiere nel farvi vedere i preferiti del mese di settembre. Anche perché sono più del solito, sono dei prodottini di cosmetica e di profumeria che ho utilizzato nell'ultimo periodo e alcuni già da diverso tempo, parlo anche di anni. Sinceramente non mi era mai venuto in mente di potervene parlare, ma ho pensato bene di farlo perché è importante conoscere i prodotti anche dalle abitudini che noi abbiamo giornalmente. Vi chiedo scusa per l'illuminazione perché praticamente sono già le 5:20 del pomeriggio e ormai la luce diurna tende a calare, quindi devo un po' arrangiarmi per quella che è l'illuminazione artificiale, ma provvederò prossimamente anche a sistemare quella. Quindi io comincerei subito nel parlarvi di alcuni prodottini. Cominciamo con il make-up. Su 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, su 8 prodotti, 5 e 6, scusatemi, sono di make-up. Quindi come non partire dal make-up? Allora, il primo prodotto in questione è un rossetto matitone, in particolare questo, il Debby Kiss My Lips, Kiss Me Lips, scusatemi, il Mega Lipstick, praticamente è il numero A415, è un matitone rossetto di Pupa, di Debby, chiedo scusa, mi sono inciancicata un po', è di quelli autotemperanti e comunque, guardate, se io arrotolo il fondo, praticamente la punta fuoriesce fino a consumare praticamente tutto il rossetto. Vi faccio anche lo swatch di questo, che è praticamente un rosso bellissimo. Guardate, è un rosso favoloso. Io lo metto praticamente spesso e accompagnato da una bella matita della Debby rossa. Sono quasi dello stesso rosso, quindi magari la prossima volta lo inserirò nei preferiti di ottobre la matita. Quindi questo è lo swatch del rossetto matitone della Debby, che è favoloso. Poi un altro gloss, questo l'ho comprato in farmacia, è da un po' che lo uso ed ero alla ricerca praticamente di un gloss burro cacao che non fosse esattamente né uno né l'altro, ma due cose messe insieme. Che a volte quando ci trucchiamo o per fretta o per tante altre cose si ha necessità di indossare un burro cacao che però faccia la differenza. Ecco, io penso di averlo trovato ed è il Volume and Color Lip Gloss della Dolomia o Dolomia, non so come si pronunci. Guardate, questo è il packaging, la confezione e questo è il colore. Io ho preso praticamente il numero 50 che è il ghiaccio, praticamente bianco. È bianco, vi faccio lo swatch. È un bianco perlatissimo, tant'è vero che manco si vede, guardate, si vede giusto appena appena. Vedete? È proprio sopra la riga rossa del rossetto, eccolo. È un bianco ghiaccio perlato ed è favoloso. Praticamente io lo uso spesso e non metto praticamente altro dopo di questo. Non conosco l'inci di questo prodotto, ma nel momento in cui riuscirò a trovarlo, tranquilli, lo metterò nell'info box qui sotto come l'inci di tutti i prodotti. Quelli che sono reperibili su internet, proverò a farveli trovare in modo quantomeno da di farvi sapere se sono dei prodotti che possiamo utilizzare con tranquillità o se c'è da stare attenti su qualcosa. Quindi, detto questo, andiamo avanti. Un altro prodotto che è da un po' che sto usando, e ve ne avevo già parlato in un video di parecchio tempo fa, dove vi parlavo dei prodotti biologici. Allora, questo è il matitone correttore o concealer pencil, come volete, numero 436 di Lady Lea Biological.
ed è un matitone correttore. Vi faccio lo swatch, vedete, questo è il colore, è un colore molto tenue. Di questo correttore mi piace la sfumabilità. Avendolo provato più volte, trovo che sia facilmente estendibile sia sulle occhiaie, ha una coprenza media, direi. E non prude perché il suo astuccio, diciamo così, la sua conformazione è proprio quella di una matita, quindi è in legno. Il prodotto all'interno è garantito biologicamente con controllato, certificato da CCPB, tutte queste sigle, insomma, che ne garantiscono l'autenticità biologica. Che dire, questo correttore è di facile applicazione perché basta impugnarlo come una semplice matita. Ovviamente la sua stesura ne è un po' complicata, nel senso che ho provato a stenderlo sia con i polpastrelli sia col pennello. Devo essere sincera, mi trovo meglio a stenderlo col pennello perché con i polpastrelli sfuma poco e molto prodotto mi rimane sulle mani. Invece con il pennello riesco a tamponarlo e quindi a sparpagliarlo un po' su tutta la parte delle occhiaie. E comunque ho un buon parere, diciamo così, tra virgolette, di questo correttore, quantomeno per il fatto che sia biologico, quindi sapete che io adoro le cose biologiche, quindi vado su questa linea. Quindi andiamo avanti. Detto questo, vi faccio vedere questo che è un mascara, è il Volumilium Lashes, è un top coat glitter pagliettato ed è di L'Oreal. Allora, questo è un prodotto che sto usando ma che non ho comprato di recente perché è un prodotto che mi è stato inviato quando ho fatto qualche tempo fa la collaborazione con Greta Profumerie. Allora, non l'ho usato subito al momento, questo è uno di quei mascara che sinceramente avevo dimenticato di avere, anche perché non è un mascara colorato, è un mascara glitterato, è praticamente un top coat. Questo va ad utilizzarsi nel momento in cui voglio lucidare o dare un effetto glitter alle mie ciglia. Praticamente si utilizza dopo aver applicato il mascara ed è praticamente, ve lo faccio vedere, di un color, vedete, è argentato glitterato. Il packaging è favoloso, nel senso che ha questa parte che fa pensare al contenuto del mascara, invece è il tappo, invece questo che è il contenitore, è in realtà la parte dove c'è il mascara all'interno. Quindi vi faccio rivedere. Vedete, questo non ha la funzione di sostegno, bensì quella di mi piace molto lo scovolino perché è abbastanza ampio e praticamente mette davvero su tutte le ciglia questo glitter fantastico, favoloso. Solitamente lo uso per i trucchi serali, insomma, non certo quando devo truccarmi giornalmente. Quindi ho avuto una buona impressione di questo top coat, però non è da tanto che lo uso, quindi in realtà non posso darvi un parere proprio. Un parere proprio perfetto, diciamo così. Però è una cosa che mi sta piacendo. Sì, sto apprezzando l'utilizzo di questo mascara. Non vi nascondo che lo sto utilizzando anche senza mettere il mascara sotto, quindi direttamente col glitter, però non mi garantisce una visibilità proprio quando il trucco è neutro neutro o anche solo per sollevarle, insomma. Una cosa abbastanza flaccida, soft, ecco, dice, non mi veniva il termine. Quindi andiamo avanti. Un altro mascara che sto utilizzando e sto amando, come dicono molte del canale in questo periodo, è il Maximum Definition di Essence. Probabilmente non ricordo se nei preferiti di qualche altro mese ho inserito questo mascara. Probabilmente lo avrò già fatto. E il bello di questo mascara è che ha lo scovolino pieghevole in gomma, vedete? Quindi è di facile utilizzo. Devo essere sincera, forse non ho molti prodotti della Essence, ma quelli che ho sinceramente fanno il loro dovere.
Quindi questo mascara probabilmente mi era sfuggito, quindi forse lo ritroverete nei preferiti di qualche altro mese, però ho deciso comunque di inserirlo nei preferiti di questo mese, del mese di settembre, proprio perché l'ho riscoperto. Anche questo mi era stato inviato da Greta Profumerie. E quindi ho avuto la possibilità, diciamo, di poterlo utilizzare. Ovviamente è nel colore nero ed è quello, non so quale sia il numero, perché qui c'è un codice, dice A601AD. Quindi ragazze, non saprei dirvi. Probabilmente si evidenziano i mascara di Essence dal colore. Questo è quell'arancione. Quindi andiamo avanti. Un altro prodottino che sto usando da diverso tempo, probabilmente saranno un paio d'anni e che ho rigorosamente ricomprato, è il Fard di Benefit, il Dandelion. Vi faccio vedere. Innanzitutto è adorabile la confezione che fa, le confezioni, il packaging che fa Benefit, perché sono le classiche scatoline in cartone che occupano tra l'altro pochissimo spazio, che sono molto carine da tenere esposte, quindi anche in bella vista se avete una postazione lavoro. Mi piace molto il fatto che all'interno abbiano comunque uno specchietto, anche se non ci faccio niente perché è talmente piccolo che non mi serve. Indispensabile il pennello, vedete, fatto in questo modo, anche se devo essere sincera, la qualità non è proprio ottima perché perdono peli in continuazione. Sarà che io non sono stata in grado di tenerne cura, probabilmente ho sbagliato a lavarlo. E quindi poi all'interno vi faccio vedere il colore. Il colore del Dandelion è questo rosa, rosa cipria. Provo a farvi lo swatch sulla mano. Vedete? No, così. Ecco, è questo rosa cipriato. È molto carino, indossato perché dà l'idea della guancia sana e senza troppo appesantire, insomma, i tratti del viso, quindi può essere utilizzato tranquillamente come un blush. Io di solito lo uso molto in inverno perché tutto questo, per tutta l'estate che è trascorsa, ho utilizzato, non mi ricordo il numero, però quello più rosso di Yves Rocher. Mi sono trovata davvero molto bene, però mi rendo conto che per l'inverno è un po' troppo acceso, quindi dovrò cambiare tonalità. E mi sono ricordata di avere questo. È una guancia più sana, un colore più soft, non mi piace apparire molto durante le stagioni invernali, anche con l'abbigliamento ci si usa sempre colori un po' più spenti, quindi qualcosa di più carino, di più soft, insomma. E questo, con questo abbiamo terminato i preferiti per quanto riguarda il make-up. Per quanto riguarda la cosmetica, invece, volevo parlarvi di un deodorante. Allora, chi mi segue sa che nei preferiti del mese scorso, anzi, non nei preferiti, nei top e flop del mese scorso, ho parlato, credo, mi sono un po' impiastricciata, credo siano stati i top e flop di settembre. Ho parlato non benissimo dei deodoranti di Yves Rocher, in quanto biologici e in quanto profumatissimi, ma non hanno il potere di, diciamo così, di trattenere quello che è il sudore. Quindi nel periodo estivo utilizzare sti cavolo di deodoranti è profumato appena li indossi, ma 2 ore dopo, mezz'ora dopo, devi andarti a rimettere il deodorante. Siccome sono spesso fuori casa, è inconcepibile andarmi a trapazzare il deodorante sotto l'ascella senza darmi una lavata. E quindi non so se sono strana io o se queste mie abitudini, insomma, sono giuste o meno. Il problema è che non deodora per tutta la giornata. Prima di provare questi deodoranti, ho utilizzato per un sacco di anni i deodoranti della Breeze. Sono questo in particolare, oppure che questa è la freschezza talcata, oppure uso quello neutro azzurrino. Devo essere sincera, l'unico difetto che trovo di questo deodorante è il fatto che quando depilo l'ascella non posso sognarmi di andarmi a deodorare subito con questo, perché ovviamente contiene alcol e quindi brucia da morire, mentre invece lo facevo con quelli di Yves Rocher ed erano una mano santa. Quindi tengo comunque quei deodoranti a portata di mano perché, volendo comunque sistemare, profumare la mia ascella,
E quindi ho deciso comunque di utilizzarlo in queste occasioni. Quindi tengo praticamente questo per tutta la giornata. Con questo non ho problemi. Mi sono andata anche a preoccupare di trovare l'inci ed è un inci accettabile. Ci sono dei composti che non dovrebbero esserci, tipo l'alcol e tutte le altre cosine. Ci sono due o tre elementi. Però rispetto a tanto altro che c'è in commercio, e comunque per la funzione e l'uso che io ne faccio, spropositato direi, mi sento abbastanza soddisfatta. Quindi sono contenta di essere ritornata ad utilizzare il Breeze. Quindi, l'ultimo prodotto di cui voglio parlarvi è un prodotto che sto praticamente utilizzando da diverso tempo, da quando ho inserito nella mia vita la rappresentanza di un'azienda che si chiama Umica, è la Umica SPA, che produce tutta cosmetica biologica. A partire dai profumi fatti con l'alcol che praticamente troviamo nell'alimentari, nei composti. Quindi, se vi capita di ingerire un minimo di profumo di Umica, al massimo vi viene un po' di mal di pancia, poi per il resto passa tutto. Sto utilizzando il latte corpo al latte d'asina, ve lo faccio vedere. E questo è il secondo che prendo ed è già a metà. Ragazzi, che dire, il linci è gradevole, direi, il profumo è ottimo, il latte d'asina ha delle proprietà fantastiche per chi ha la pelle molto secca, per chi vuole una pelle idratata, si può usare sui bambini, si può usare sugli uomini, si può usare sulle donne, si può usare sulle gambe, si può usare sulle braccia. È una crema corpo spettacolare. Cercherò anche di questo di mettervi l'inci e quindi di farvi conoscere al meglio questo prodotto. Ovviamente nell'info box vi metterò anche il link della mia pagina di rappresentante di zona di Umica Holding SPA. E quindi per qualsiasi domanda, anche la più stupida, e per qualsiasi informazione su questi prodotti, vi prego di chiamarmi. Sono a vostra disposizione e sarò lieta di farvi conoscere i prodotti, di farvi sentire i profumi che Umica produce nella propria azienda. E quindi sarò contentissima di tenervi aggiornati su tutto quello che è il mondo Umica. Per quanto riguarda il resto, spero di avervi tenuto compagnia in questo grigio pomeriggio di fine settembre. Vi auguro una buona domenica e un buon fine serata, insomma, perché la settimana comincerà presto. Quindi vi saluto, un grosso bacio. Ciao ciao, alla prossima. Seguitemi sempre.